Benvenuto. Grazie. Prego, come ti chiami? Francesco. Di dove sei? Di Voghera. L'orecchino, raccontami, c'è una piuma attaccata all'orecchio. Ha un significato particolare? Mi piaceva perché, non lo so, cioè... Deve assaggiare. Lui deve assaggiare, quindi gli piace. Sì. Ah, devi assaggiare. Tecnica per assaggiare. Ah, ok, ok, ok. No, raccontiamola meglio questa tecnica, dai. Ma guarda, generalmente assaggiare vuol dire copulare. Vuol dire avere un rapporto con una persona di sesso opposto o sesso uguale, no? Noi non discriminiamo, supponiamo e sosteniamo l'LGBTQ+. Grande! E nulla. Vabbè, io personalmente punto a esseri, cioè a esseri femminili, a generi diversi dal mio. E nulla, secondo me l'orecchino può essere un plus che potrebbe... Per il momento gli esseri femminili con la piuma arrivano? No. Più, devi cambiare. Forse vorrei cambiare. Vorrei cambiare orecchino. Mi sto convincendo, sì. È ora di cambiarlo, va bene. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Alessio. Partiamo, vai. Dalla subito a me. Quanti ne prendi? Uno devi dare. A uno. Qual è l'opera letteraria più famosa di Antoine de Saint-Exupéry? Cinque secondi. La Bibbia. La Bibbia. La Bibbia. Non ho idea. Io ho detto di dire la Bibbia perché faceva ridere. Chi ha scritto la Bibbia? Gli apostoli di Gesù. Gli apostoli di Gesù, ok. No, la risposta corretta è Il Piccolo Principe. Ah, ma... L'avete mai letto? Sì. Era lui, va bene. Tra l'altro l'autore di questo libro ha una storia incredibile perché poi lui è scomparso nel deserto, nessuno l'ha mai più ritrovato. Pensa. Vabbè, andatevelo a cercare, una storia interessante. Chiusa parentesi. Andiamo avanti, prossima domanda. In quale giorno della settimana avviene la Pasqua? Via. Il sabato. Ma come sabato? La Pasqua è la domenica. È la domenica. Ho fallito. Hai perso anche l'altra banana. Vuol dire che non puoi più sbagliare. Ok. Ok. È difficile. Mi devi dire qual è il titolo ufficiale, seppur il meno conosciuto, dell'inno nazionale italiano. Via. Il nome dell'inno italiano. 5 secondi. Non lo so, non ho idea. È scaduto il tempo. Vabbè, lo sai come fa? Fratelli d'Italia, l'Italia. Allora, tutti dicono che l'inno d'Italia si chiama Fratelli d'Italia. Non mi ricordo. Ha un nome, un titolo ufficiale, che è Il Canto degli Italiani. Quello è il titolo ufficiale. Questo vuol dire che tu sei stato squalificato. Game. Esatto, over. Esattamente. Esatto. Vuoi salutare? No, cosa fa? Vieni qua. Non so, io mi scambiavo. Vuoi salutare qualcuno? I miei amici i Too Much, Brandon, Ausi, Villa e Edo. Chi sono i Too Much? È il nostro gruppo di amici. Ah, perché vi chiamate Too Much? Perché noi siamo troppo. Grandi che siete troppo. Grazie mille. A te. Grazie. Quindi questa serata del Banana Quiz è finita, Michelle è stata la nostra special guest, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi. Sei stata brava, più o meno. Sei stata simpatica, non bravissima. L'importante è la simpatia, dai. Brava, esatto, quella è la cosa più importante. Grazie per aver seguito il Banana Quiz, vi ricordo l'appuntamento per sabato 24 settembre, sarà l'ultima occasione per provare ad accedere alla finale. Faccio entrare qua con noi anche Emanuele Burti, Fabrizio Chiesa, che hanno partecipato questa sera, il nostro... videomaker e il nostro assistente di produzione. Quante persone? Saluto mio figlio e mia moglie che sicuramente mi stanno guardando. Ecco, vuoi salutare qualcuno tu? Mia sorella. Ok, io saluto mia mamma. Mio fratello. A posto, la famiglia. Ci vediamo il 24, ciao Lorenzo, ciao Adri, vi vogliamo bene. Ciao.